Sono e benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans. Finalmente, ragazzi, siamo tornati su Clash of Clans. Allora, prima di iniziare ogni cosa, direi di fare come ogni volta, salutate YouTube. Cioè, come ogni volta mi è venuto in mente adesso e lo facciamo, insomma. E aspettiamo appunto che risponda qualcuno. Intanto qua togliamo il cespuglio e vi parlo un attimo dei miei progressi, ovvero le mura. Esatto, solamente le mura, ragazzi. Sono arrivato fino a questo pezzo. Qua intanto Igor ci saluta, quindi ciao Igor. Perfetto. Ragazzi, che dire, io intanto direi di iniziare. Anzi no, vabbè, gli upgrade li fermo alla fine. Direi di iniziare subito con una battaglia. E direi di attaccare anche questo. Anzi no, come non detto, ne voglio uno con tante risorse, come ben sapete. Ok ragazzi, abbiamo trovato il nostro villaggio da attaccare. Allora, è un villaggio un po' particolare, nel senso che vabbè, allora, direi che possiamo, vabbè, come ben potete vedere è particolare perché c'ha gli estrattori, le miniere a lato. Ma facendo una cosa del genere, aspettiamo un attimo, ok, ne mettiamo alcuni qua, qualche altro maghetto così, qua gli spaccamuro dovrebbero essere bene al centro, in modo tale, no, non è accaduto per niente quello che mi aspettavo, ma non importa, noi li attacchiamo per risorse e io direi di fare una cosa del genere. Un po' così. Facciamo anche un po' di questo, ragazzi. Dai, 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 che ci prendiamo un po' tutte le risorse presenti. Fatto questo, direi di concludere l'attacco in questo modo, ovvero prendendoci le altre risorse reali, tutte le truppe di qua, tutte le truppe di là. Mettiamo qua una bella furia, una bella cura, una bella salto, un mix di pozioni varie, insomma. Aspettiamo il 50%, assolutamente sì. Direi che sprecare quella cura sarebbe... Anzi no, sapete che vi dico? Prendiamoci anche il TH, già che ci siamo, ragazzi. Prendiamoci anche il municipio e direi di fare così. Può sembrare una cosa stupida, lo so, ma per mantenere in vita la regina e comunque anche per... Aspettate un attimo. Ok, a posto, ragazzi. 350.000, quasi 340.000 di oro, 350.000 di elisir, 1.200 di nero più il bonus. Torniamoci nel villaggio, addestriamo nuovamente questi e noi ci vediamo, niente, appena le truppe saranno pronte. Ragazzi, rieccoci qua nella seconda parte del video. Allora, sì, mi sono tagliato i capelli, ho cambiato felpa, ho cambiato un po' tutto perché sto registrando questo video un po' di giorni dopo per vari motivi che non voglio stare qua a dire. Allora, prendendo un po' tutte le risorse, ok, a posto, direi che possiamo attaccare immediatamente e trovare qualcuno. Come ben potete vedere, ho davvero tante risorse, 7 milioni quasi, sì, 7 milioni di elisir e quasi anche di oro. In questo video faremo degli upgrade, però non so effettivamente di cosa, perché come vi dicevo nello scorso video, dite che ne vale la pena? Nah, troppo poco oro. Come vi dicevo, ero un po' tirchio, però raga, bisogna farle le cose alla fine. La sostanza delle cose alla fine anche un po' quella, perciò boh, vedremo dopo. Intanto attacchiamo e niente, ci vediamo appena avrò trovato qualcuno di interessante. Questo qua, ragazzi, si può fare, assolutamente sì, assolutamente sì. Non avrà tutte quelle risorse, però dato che comunque un attacco abbastanza così veloce e comunque sia risorsa abbastanza rischiosa, direi che ci può benissimo stare. 12 diviso 4 fa 3, 3 giganti per ogni zona. Quindi, tac, 1, 2, 3, e va bene così, tac, e d'accordo.
Il maghetto deve essere ben protetto da quel mago. 1, 2, 3 di nuovo e facciamo così. Forse di qua un po' di più perché c'è la regina, ma questa cosa la vedremo dopo. E facciamo anche così. Forse ne andavano anche bene due, però non importa. Visto che comunque i lati erano e sono anche 4, direi che può andare più che bene. Qua intanto il mago prenderà tutto, manca solo questa zona. E sì, questo attacco era solo per prendersi un po' tutto. Però teoricamente, ragazzi, o facciamo i pazzi di quelli scatenati che si buttano nel villaggio con Barch e Roy, un mago e 8 spaccamuro più pozioni, o ci arrendiamo. Ma siccome noi siamo coraggiosi e vogliamo affrontare bene le cose, ci proviamo, ragazzi. Ci proviamo e come? Ma da dove lo attacchiamo? Punto di domanda. Io proverei da questa zona, quindi, anzi, facciamo così. Poi copriamo così. Facciamo così. Poi facciamo di questo, ragazzi. Un mago. Una furia, una cura, dobbiamo curare tutti nei tempi giusti. Purtroppo con la torre dello stregone ci ha fatto fare tutti in un battere d'occhio. Vabbè, quella sicuramente sarà molto, cioè farà del suo meglio ovviamente. Magari possiamo fare una stella, probabilmente ci possiamo riuscire, ma non ne sono molto certo, sapete? Ma sì, dai, ce la possiamo anche fare ripensandoci. Ce la possiamo fare. Dai, regina, dai. 47%, raga, speriamo in bene. Posso anche sprecare una cura, tra virgolette, sprecare per la regina. Appunto, per mantenerla... Ah, no, no. Ce la facciamo scialla, ragazzi. Sapete che vi dico? Zac, 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 zac. Raga, a pelo, 50%. 216.000 di oro, 200.000 di elusive, più il bottino al 56%, no scusatemi, 56.000 per ciascuna risorsa, di bonus all'80%, direi che va bene così. Cosa ci miglioriamo, ragazzi? Bella domanda. Mi ero dimenticato nello scorso video di nominare le torri bombardiere, ora non le trovo, aspettate, eccole qua. Ce l'ho a livello 2, dovrei portarle a livello 3, ma costa un po' troppo effettivamente. Come tutto costa troppo. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa, ragazzi. In questo video ci miglioriamo una trivella di Elisir e sono indeciso se il castello del clan o l'arco X e facciamo anche il castello del clan. Sì, ragazzi, perché avere... io sono uno che tende ad avere le risorse sempre agli stessi livelli. E non avrebbe senso avere 8 milioni di oro e 1 milione di elisir o cose del genere. Non ha senso, anche se il mio esempio era un po' troppo squilibrato, ma penso che abbiate capito il senso, insomma, del mio esempio. Vabbè, trivella, ragazzi, miglioriamo assolutamente sì, ragazzi. Ci vorranno 6 giorni. E la stessa cosa, forse, no, Re Barbaro no, sarà per il castello del clan, lo vediamo subito. Ci metterà 6 giorni, esatto, ragazzi. Scusate, ma mi sta un po' andando via la voce. Ragazzi, poi per quanto riguarda gli eroi, farò una road to max degli eroi un po' più avanti, non so se l'avevo già detto precedentemente, ma lo ribadisco ancora in caso l'abbia già annunciato. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, che schifo di voce che ho. Ciao a tutti ragazzi!